Cuidate. Conoscerci meglio, per chi non, ancora non avesse avuto l'occasione, insomma, di conoscere bene sia Anna che Tony. Entrambi in lizza candidati, insomma, a queste politiche alla Camera. Speriamo che ci siano effettivamente le possibilità per vederci entrare in Parlamento, insomma, ecco. Sono quasi 5 anni di lavoro. Fra chi prima col Movimento per la Sinistra, Sinistra Ecologia e Libertà è nata, insomma, da meno anni rispetto al progetto iniziale, però il carico di esperienze umane, di sacrifici, un nuovo modo di praticare e agire la politica, insomma, noi di Sinistra Ecologia e Libertà e del Circolo 9 Aprile di Nardò sentiamo di averlo effettivamente avuto, questo peso sulle spalle, questo carico. Vogliamo farcene promotori non solo quindi nelle realtà territoriali come la nostra, vogliamo riuscire a sfondare, si può dire, insomma, riuscire ad entrare, a sfondare, insomma, quel muro che è quello della rappresentanza, il vero grosso limite della nostra società, quello di non avere una rappresentanza adeguata a quelli che sono, insomma, i sogni, quelle che sono le speranze, quelle che sono le possibilità che effettivamente devono di nuovo essere, devono di nuovo diventare l'asse importante per riuscire a cambiare, a sovvertire un po' quello che è l'esistente, questo esistente che ci lega ad una mediocrità. Abbiamo visto, insomma, chi ci ha rappresentati in questi anni in quel Parlamento, che è un coacervo di interessi, di affarismi, di intrallazzi. Insomma, Sinistra Ecologia e Libertà vuole rappresentare il contrario di quello che c'è stato fino adesso. Noi siamo certi, conoscendo anche Anna e Tony, che ad esempio loro possono essere due persone che possono ribaltare questo senso della rappresentanza, un senso di rappresentanza che deve essere legato invece a questa volontà fiera di cambiare il corso e il destino del nostro paese. Perché questo? Perché ne sentiamo tante in questi periodi, di dottrine populistiche, di promesse facili, di retoriche dei vaffanculo, del io sono pulito e gli altri sono tutti uguali. Insomma, bisogna spezzare anche, secondo me, questo modo di intendere la politica. Bisogna offrire il proprio contributo come un atteggiamento volontario per cercare di ridare alla politica ciò che ha perso, il senso stesso della dignità della politica, che deve essere concepito come una mansione umile, di servizio, come forse la più alta, la più nobile delle mansioni che un privato cittadino può poi assumere una volta entrato in Parlamento, appartenendo ad una famiglia come può essere quella dei partiti. Perché noi non siamo dentro a questa retorica antipartito, noi siamo per una retorica invece di partito, e vogliamo che il partito di Sinistra Ecologia e Libertà possa fieramente rappresentare quelle che sono le istanze della sinistra italiana. Perché Sinistra Ecologia e Libertà nasce per unire la sinistra, e non abbiamo bisogno di altri soggetti alla nostra destra o alla nostra sinistra che si richiamino, insomma, alla sinistra. Noi siamo consapevoli che i contributi dei candidati di Sinistra Ecologia e Libertà possono ristabilire quello che doveva essere, che non è più, il prestigio delle nostre istituzioni. Non devono essere i telegiornali, non devono essere le trasmissioni televisive, non devono essere le platee, deve essere un'unica istituzione che deve riprendere a funzionare per quello che poi la Costituzione, insomma, le assegna, e questa istituzione è il Parlamento italiano. Dopo tanta strada e ci approssimiamo ora in queste elezioni politiche, finalmente, insomma, ad arrivarci a questo traguardo, e quindi la nostra speranza, la mia proprio da coordinatore, l'invito che faccio quindi alle persone che si presentano alla Camera è di cercare sempre di avere forza e coraggio, perché la speranza è di non avere una sparuta pattuglia in Parlamento, ma di avere invece proprio una, vorrei usare la parola, di un esercito in Parlamento di SEL,
che possa avere un'unica arma, l'arma che noi già da tempo cerchiamo di praticare sul nostro territorio, che è l'arma della buona politica, delle buone pratiche, quelle che purtroppo ancora in Italia non in tutti i contesti riusciamo a vedere. Ecco. Siamo venuti, però, come ho detto a qualcuno prima di iniziare, eravamo a Lecce, all'ASL, a salutare il presidio dei lavoratori che della società in house, che dal 25 di gennaio stanno occupando la direzione generale, e quel presidio è uno degli esempi della buona politica che noi abbiamo messo in atto in Puglia. È un processo inverso che abbiamo costruito in questa regione, un processo che andava nella direzione di dare dignità ai lavoratori che per lungo tempo erano stati sfruttati e costruire insieme a loro una prospettiva di futuro e di sviluppo per le loro famiglie. E in questa fase loro stanno continuando una lotta perché, come dire, stanno costruendo un percorso che li porterà ad un contratto full time, ed era importante la nostra presenza, e però era anche sintomatica, è stata sintomatica, perché prima di noi nessun'altra forza politica è andata da quei lavoratori a dire continuate, noi siamo con voi, neanche all'interno del centro-sinistra. E questa cosa ve la dico perché, insomma, portare in Parlamento Sinistra Ecologia e Libertà è sicuramente la garanzia di portare in Parlamento una forza di sinistra che cerca di coniugare i diritti del lavoro con quelli dell'ambiente. Però, compagni, non è facile, insomma, qua siamo in un circolo, ce la possiamo dire pure fuori tra i denti. Chi di noi sta facendo caseggiato porta a porta vede quanto sia forte la diffidenza nei confronti della politica e quanta antipolitica si respira, no? E però noi dobbiamo entrare nelle case, perché questa sarà una campagna elettorale agita e vinta nelle case, dicendo che noi siamo diversi, che noi siamo l'altra politica, quella buona, cercando di decostruire tutto quello che è stato costruito intorno a noi dalla retorica delle destre. Voi, Iannardo, lo sapete meglio di me quanti attacchi abbiamo dovuto subire anche dai nostri compagni di coalizione e quante volte ci siamo dovuti difendere. Allora, io, per non farla molto, molto lunga, perché non mi sembra il caso, vi dico soltanto questo: che i giorni che ci separano dal 24 e il 25 sono giorni cruciali per questo paese. È necessario riportare la sinistra dell'ambiente e del lavoro in Parlamento, ma è necessario riportarla con forza. Non possiamo permetterci, come dire, di vincere male, dobbiamo vincere bene, dobbiamo avere i numeri, perché ci sarà, come dire, una battaglia epocale che si giocherà in Parlamento. Sono in gioco due sistemi diversi che si stanno contrapponendo: quello che dice che l'Italia deve essere un paese moderno, che ha un welfare moderno, e quello che dice che l'Italia deve essere un paese governato dalle banche e dalla finanza, che deve smantellare il welfare. Noi stiamo parlando di questi due modelli di sviluppo, uno è delle destre e uno è il nostro, quello che cerchiamo di portare avanti noi, sapendo che siamo all'interno di una coalizione in cui molto spesso anche i nostri alleati a volte hanno difficoltà a capire quello che diciamo. E però le nostre battaglie sono battaglie di sviluppo. Quello che è successo sul reddito minimo è emblematico. Quando noi raccoglievamo le firme sul reddito minimo ci dicevano che eravamo sognatori, che tanto quei soldi non si sarebbero potuti trovare. Poi ad un certo punto un commissario dell'Unione Europea dice che quella era la strada per uscire da un impasse in cui erano precipitate intere generazioni espulse dal mercato del lavoro, e tutti quanti hanno deciso che forse quello che stavamo dicendo noi era credibile, bisognava aiutarci in quella lotta. E questo è un esempio, un emblema di che cosa è il nostro programma e di come è stato costruito. E non è facile, compagni, perché anche alla nostra sinistra c'è chi ha costruito agglomerati, accozzaglie che non hanno molto senso, perché mettono insieme biografie politiche senza una progettualità politica ben definita. Eppure a me, che non piace fare appello al voto utile, ogni tanto mi viene, come dire, l'istinto di spiegare agli elettori come quella costruzione sia una costruzione artificiosa che fa sprecare il voto. Considerate soltanto che in Puglia quella costruzione è una costruzione che manderà in Parlamento persone che non c'entrano niente con questa regione, che non possono rappresentarci, che non possono costruire un trade union e un filo con gli elettori. E noi dobbiamo, come dire, disvelare questo inganno che si sta costruendo nei confronti di buona parte dell'elettorato. La finisco veramente dicendo che secondo me ognuno di noi, ma questo circolo è un circolo di compagni militanti che lavorano, ognuno di noi deve impegnare tempo, risorse nel convincere quanta più gente possibile ad andare a votare, innanzitutto ad andare a votare per Sinistra Ecologia e Libertà, per tutto quello che ci siamo detti, perché in Parlamento noi manderemo compagni come Toni, che non sono qua
in questa fase di campagna elettorale, ma che sono sempre stati qua con noi ogni volta che noi abbiamo avuto bisogno di loro e che sanno che cosa significa le vertenze di questo territorio e che le porteranno in Parlamento. Per cui la battaglia che noi ci giochiamo è anche una battaglia di rappresentanza. L'auspicio è quello di vedere il 26 Toni in Parlamento, di vedere la sinistra dell'ambiente e del lavoro in Parlamento, di non essere più soli, di uscire da questa sorta di solitudine, no, che il nostro territorio ha vissuto nel tempo. Io ho grandi aspettative per Nardò. Nardò è il paese della provincia più grosso in cui noi governiamo, tra milioni di difficoltà, in cui siamo riusciti a portarci a casa tante buone cose. Se questo paese è un paese che è, come dire, tra le estreme difficoltà, ogni tanto scrive una pagina di buona politica solo e esclusivamente perché in giunta c'è Sinistra Ecologia e Libertà e in Consiglio Comunale pure. Per cui, compagni, buon lavoro, io lascio la parola a Toni, che sicuramente ci dirà cosa più. Grazie per essere anche intervenuti. Io sono un po' stanco perché sto vivendo questa campagna elettorale in maniera molto intensa, sto facendo 5-6 cose al giorno e quindi parlo molto. È ovvio che qui parlerò un po' di meno, semplicemente perché siamo tra compagni, quindi alcuni passaggi possiamo risparmiarci, perché lì dove facciamo assemblee pubbliche, all'ultima è venuto anche Vincenzo, abbiamo cercato proprio di spiegare in maniera puntuale cosa è avvenuto in questi anni nel nostro paese e, diciamo, parallelamente ho spiegato cosa abbiamo fatto noi in Puglia, nella regione Puglia, mentre nel paese facevamo l'opposto di quello che facevamo noi. L'ho spiegato in maniera puntuale, credo, affinché i cittadini potessero capire realmente cosa è avvenuto in questo paese, perché probabilmente, diciamo, il clima di sfiducia generalizzato, l'antipolitica ormai dilagante, diciamo, ha offuscato un po' i cittadini. Oggi non sono più nelle condizioni di scegliere serenamente per chi votare, e noi li comprendiamo, perché non è che sono folli loro. È probabile che la politica, diciamo, le istituzioni, coloro che hanno operato all'interno delle istituzioni, non sono state all'altezza, probabilmente. E io però dico a coloro che mi hanno la bontà di ascoltarmi che probabilmente occorre fare un'analisi di ciò che è avvenuto negli ultimi 5 anni, perché credo che l'Italia nel 2008 non fosse nelle stesse condizioni di oggi. Mi pare un fatto, diciamo, piuttosto evidente, cioè nessuno può negarlo. E in questi 5 anni ci sarà stato qualcuno che l'ha governato questo paese. In questi 5 anni all'interno delle istituzioni parlamentari è mancata del tutto la sinistra, diciamocelo, perché la sinistra evidentemente anche dall'opposizione riesce a produrre qualcosa di buono. È evidente che non è quello l'obiettivo che ci poniamo, perché noi vogliamo governare. Cosa dobbiamo fare in Italia? Esattamente l'opposto di quello che hanno fatto il governo Berlusconi-Tremonti, che sono la stessa cosa, cioè appartengono allo stesso governo, cioè quando hanno tentato di rappresentare il rapporto tra Tremonti e Berlusconi come un rapporto conflittuale, hanno fatto un'operazione mediatica, perché lì volevano far emergere la faccia buona di Silvio e quella feroce e cattiva di Tremonti, che ha attuato politiche, diciamo, di austerity in Italia, perché l'austerity, diciamo, è stata inaugurata dal centrodestra, cioè da Berlusconi e da Tremonti, quindi dal governo Berlusconi. Poi Monti evidentemente, diciamo, ha rappresentato il volto più feroce di una politica però scritta da quel governo. Non dobbiamo, diciamo, non possiamo farci ingannare da questo punto di vista, anzi dobbiamo spiegare ai cittadini perché, diciamo, no, quello che diciamo, supportare, no, attraverso il racconto dei fatti, la nostra teoria. Guardate che buon Silvio, buon Berlusconi, che va in TV a raccontare che detasserà il lavoro, ad esempio, no? Io vi offro questi elementi di riflessione perché secondo me è su questo terreno che noi dobbiamo, no, convincere la gente, dobbiamo parlare di cose concrete, perché se ci mettiamo a raccontare storie anche noi è finita, non siamo credibili, è più bravo lui di noi, siamo perdenti su quel terreno, siamo, diciamo, no, non siamo competitivi. Lui dice: noi dobbiamo detassare il lavoro in Italia.
bisognerebbe rispondere, scusa, negli ultimi 19 anni hai governato per 14 anni questo paese, e perché non l'hai detassato ieri? Cioè improvvisamente ti inventi, diciamo, questa detassazione quando Tremonti, quindi l'ultimo governo Berlusconi, da questo punto di vista, diciamo, ha fatto esattamente l'opposto. In Italia il costo del lavoro oggi, la pressione fiscale sul lavoro, è la maggiore in Europa. Questo, come potete ben immaginare, non aiuta lo sviluppo, non aiuta la ripresa dell'economia. Quando dice che eliminerà l'IMU, partiamo da questi elementi banali che sono quelli che hanno più presa, no, sui cittadini. Noi dovremmo, diciamo, dire, e come mai 8 mesi fa, non 8 anni fa, 8 mesi fa lui l'ha votata l'IMU? Caspita, cioè se eri contrario non l'avresti votata, no? E comunque, quando parla di restituzione dell'IMU, ci dice anche come lo farà, attraverso un prestito alla Cassa Depositi e Prestiti, soldi sempre dello Stato, una cosa che non ha senso da nessun punto di vista, neanche dal punto di vista della nostra idea, no, di società, perché noi siamo per una società più equa. E vi dico qual è la vera soluzione dell'IMU, che è follia, cioè io sono dell'avviso che è follia pensare di far pagare l'IMU sulla prima casa, cioè io sono di questo avviso da sempre, da quando c'era l'ICI. Però una proposta concreta è quella che abbiamo fatto noi, no? Noi diciamo che occorre applicare una detrazione pari a 500 euro su tutte le abitazioni. Che significa? Che se io ho una casa di 110 metri quadrati, no? Questo metraggio sviluppa una tassa di 500 euro da pagare, non pago niente. Se invece è di 120, pago la differenza, no? Quindi pago, per dire, se viene 550 pago solo 50, e così via. Pare che con questo provvedimento, quindi con una detrazione di questa natura, sarebbe garantito il 66% del gettito dell'IMU. Perché? Perché in Italia, al di là, diciamo, delle nostre realtà dove la prima casa ce l'hanno quasi tutti, in Italia e quindi nelle grandi città non vi sono abitazioni di proprietà dei singoli, per cui quel 66% di risorse che entrano nello Stato entrano da grandi possidenti, cioè gente che ha patrimoni immobiliari, è chiaro? Quindi la restituzione lui la vuole fare ai ricchi, non ai poveri. Cioè, bisogna svelarla, no? Questa verità. Questi sono piccoli esempi per tentare, diciamo, di essere minimamente convincenti, ma l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di spiegare che noi riteniamo che occorra ribaltare le politiche dell'austerity. Perché? Nel momento in cui vi è una crisi, in realtà una stagnazione ormai dell'economia, perché le crisi storicamente hanno avuto un andamento ciclico, no? Alto, basso, ripresa, cioè qui ormai non c'è più nulla di ciclico, ormai, ripeto, c'è una stagnazione, diciamo, come si dice, che non ha precedenti nella nostra storia. E questo, diciamo, in questa fase, cioè cosa fa un governo attento e virtuoso? Che fa? Taglia i trasferimenti agli enti locali, quindi bloccando la spesa, cioè bloccando la spesa delle regioni, delle province, dei comuni. Taglia trasferimenti al sistema sanitario, quindi facendo, diciamo, non permettendo di assumere alle ASL il personale che deve sostituire quello che va in pensione. Taglia risorse alla formazione, alla scuola pubblica, mandando via 80.000 lavoratori, espellendo di fatto 80.000 lavoratori precari dal mondo del lavoro, intanto, e mortificando in maniera incisiva l'offerta didattica in questo paese, l'offerta formativa di questo paese. Che fai? Blocchi tutto? Cioè invece di promuovere, no, investimenti, tu blocchi tutto e addirittura aumenti la pressione fiscale su i cittadini tutti, compresi i pensionati, e sulle piccole e medie imprese? Beh, no, perché in questo modo tu raggiungi sicuramente un obiettivo, che è quello della stabilità finanziaria, che è una condizione necessaria per compiere le grandi speculazioni. Stabilità finanziaria permette a
un rappresentante delle lobby finanziarie, cioè quelli che gestiscono i miliardi e che oggi purtroppo in alcuni casi governano i paesi, perché ormai diciamo, questo è il livello, grazie a questa stabilità riescono attraverso piccole operazioni di spostamenti di titoli a guadagnare 100 milioni al giorno, con una tassazione ridicola rispetto a quella che subisce ognuno di noi. Guardate che nelle transazioni finanziarie c'è un 20% di tasse, prima era 12,5% addirittura in Italia, adesso è il 20%. Basta guardare una busta paga qualunque per renderci conto che la tassazione va da un minimo del 30% fino a un massimo del 40-45% per i redditi un po' più alti. Cioè chi sposta 100 milioni di euro in un giorno paga il 20%, un lavoratore che diciamo si guadagna lo stipendio col sudore da fronte paga 35-40% in Italia. Attenzione, solo la gente non le capisce queste cose, non le capisce. Solo in Puglia, unica regione. Solo in Puglia per il fatto di stabilire, gli altri per deficit finanziario. Deficit finanziario, no? Quindi un governo nemico, embargo. Nemico. Ad un certo punto, essendo diventate feroci le sanzioni, anche a noi hanno un po' bloccato la spesa comunitaria, perché le risorse comunitarie che arrivano appunto dalla Comunità Europea al Mezzogiorno sono risorse che per poter essere spese vanno cofinanziate, cioè tutti gli enti che spendono queste risorse devono mettere una parte di cofinanziamento che non è normalmente particolarmente significativo, tra il 5 e il 10%, in alcuni casi del 20%. Queste risorse di cofinanziamento prima esulavano dal patto di stabilità, cioè non venivano computate nel patto di stabilità, perché cioè, siccome sono spese di investimento che servono per rimettere in movimento l'economia, non sono diciamo soggette a vincoli, cioè potete spenderli. Poi il buon Tremonti sempre, quindi il governo Berlusconi, non altri, ad un certo punto hanno messo anche le quote di cofinanziamento nel patto di stabilità, hanno cominciato a considerare anche queste risorse all'interno del patto di stabilità, evidentemente con un obiettivo chiarissimo, quello di bloccare anche la spesa comunitaria. Allora insomma, veramente uno che ha un minimo di capacità di ragionamento dice: ma com'è possibile? Ma qual è l'obiettivo che si pone questo governo? Ma chissà come mai, uno dice, riflette, dice: sembra folle, non sembra folle. Dopo abbiamo capito il perché. Perché ad un certo punto, quando dovevano arrivare in Puglia 1,2 miliardi da spendere in investimenti, i cosiddetti 100 cantieri, ma anche tanti altri investimenti di sostegno alle piccole e medie imprese, di sostegno alla ricerca, alla formazione, ai giovani, tutti questi provvedimenti che noi avevamo già progettato, cioè noi a un certo punto avevamo già progettato interventi da fare in questa regione, perché c'erano stati destinati 1,2 miliardi, una cifra importantissima che se fosse arrivata avrebbe sicuramente permesso cioè una ripresa dell'economia della nostra regione. Sergio annuisce perché sa bene di cosa stiamo parlando, avendo un ruolo che gli permette di interagire con il mondo di cui parlo. Risorse preziosissime, abbiamo già fatto i progetti pronti da realizzare. Il governo centrale che fa ad un certo punto? Il governo centrale che improvvisamente, buon Berlusconi, si trova nelle mani della Lega ad un certo punto, perché Fini esce, vi ricordate, no? Che nell'estate del 2010 Fini esce, quindi la Lega diventa determinante per i destini del governo. Che fa? Prende questi 4,5 miliardi complessivi destinati al Mezzogiorno, di cui 1,2 miliardi nostri, della Puglia, dei cittadini pugliesi, servivano per fare le infrastrutture, per migliorare le scuole, per fare investimenti nella formazione, investimenti importantissimi. Questi soldi vengono presi e mandati al nord. Badate bene, non per fare investimenti al nord, e se mai fosse stato così sarebbe comunque stato un'ingiustizia clamorosa, cioè è assurdo pensare, no? Una cosa del genere, sarebbe stata follia, sarebbe stata una cosa del genere. Molto peggio,
utilizzano queste risorse economiche per pagare le multe delle quote latte, cioè gli allevatori della Lega Nord, amici di Bossi, che diciamo non rispettano i limiti di produzione, gli stessi limiti che vengono applicati in Puglia, noi nel mezzogiorno, nella produzione del pomodoro e di tutto quello che noi dobbiamo rispettare sistematicamente, perché altrimenti non ci viene riconosciuto manco l'integrazione, attenzione, lì al nord non solo diciamo permettono, ma addirittura paga lo Stato con i soldi destinati al mezzogiorno le multe delle quote latte. Attenzione, l'Italia diciamo, per questo provvedimento ha subito anche diciamo, delle reprimende da parte della Comunità Europea, ma alla fine insomma, non si è fregato niente il governo, siamo andati avanti. E questo ha fatto il governo Berlusconi. Nel silenzio più assoluto di chi rappresentava quella parte politica nel Parlamento, rappresentante di questo territorio. Se io fossi stato un parlamentare del centrodestra, oppure se io fossi stato un parlamentare del centrosinistra, un centrosinistra che avesse assunto una determinazione di questa natura, io avrei fatto il diavolo a quattro contro la mia parte politica, perché vuol dire un'ingiustizia di questa natura non è tollerabile. E dal punto di vista proprio storico, culturale, cioè di idea di civiltà, cioè intollerabile. Niente, noi abbiamo fatto la guerra, Vendola ha fatto la guerra, ma a un certo punto tendevano a farlo apparire, no, un pazzo, che diceva no, tu spendi inutilmente i soldi, perché li spendi nella Puglia Film Commission, perché li spendi là, senza capire che quelli sono investimenti preziosissimi per questo territorio. Oggi il turismo in Puglia è un punto di assoluta eccellenza, cioè il turismo non esisteva 20 anni fa in Puglia, assolutamente. Attraverso i nostri investimenti è diventato diciamo uno dei settori importanti della nostra economia. Perché? Perché abbiamo investito anche lì risorse nella promozione, nel recupero, nella valorizzazione del nostro territorio, nelle campagne. Quante masserie sono state recuperate con le risorse diciamo, pubbliche messe a disposizione della legge, ma anche nelle arti, nei saperi, dappertutto, insomma, non nella creatività, cioè abbiamo Puglia Film Commission, Puglia Sound, ne abbiamo tanti esempi di cui parlare. Perché abbiamo diciamo, speso le risorse in una direzione che ha prodotto dei risultati. Questo abbiamo fatto in Puglia, ovviamente con le limitazioni che abbiamo dovuto subire, perché poi il motore vero del governo, cioè in un paese, è lo Stato, insomma, cioè non è la regione. La regione è un ente dove tu puoi tentare, diciamo, no? Di parare i colpi di dove cercano di massacrarti.